Buonasera a tutti gli amici di Sesto Web TV, siamo qui di nuovo con una puntata di Sesto Fiorentino com'era e oggi si parlerà della libreria Rinascita. A raccontarci che libreria era, la sua storia e tutto quello che ha rappresentato anche per Sesto abbiamo i nostri ospiti. La signora Francesca Albano e il maestro Mauro Conti. Allora, buonasera. Iniziamo con Francesca che ci racconta sia un pochino la storia della stretta, quando è stata fondata, qual era il ruolo che doveva avere nella società e sia come ci è entrata, come è stato il suo ingresso in libreria. Allora, intanto cominciamo dalla storia della libreria, che è molto più importante della storia della sottoscritta. Allora, la libreria nasce alla fine degli anni 50, diciamo viene inaugurata nel 1960, dopo che all'interno della sezione dell'allora Partito Comunista, la sezione Oliviero Frosali, veniva svolta questa attività di piccola biblioteca interna gestita da Azeglio Casati. Azeglio era una persona ovviamente che ha rappresentato molto e che, a cui dobbiamo diciamo così anche la nascita della libreria stessa. Diciamo che la libreria nasce all'inizio è una piccola biblioteca interna al partito e viene, diciamo così, i libri vengono acquistati con i soldi del ricavato della vendita della carta dei giornali invenduti dell'unità dopo le varie diffusioni che allora venivano fatte, dagli spaghi che legavano i giornali, e piano piano viene fondata questa piccola biblioteca interna. Ovviamente i ragazzi, i figli soprattutto che frequentavano le sezioni vengono un po' stimolati da questa alla lettura. Mio marito, io non sono sestese, sono sestese solo d'adozione, mio marito si ricorda quando il padre lo portava la domenica mattina dentro al partito a prendere appunto in prestito i libri. Quindi la libreria poi nasce effettivamente come attività di libreria nel 60 in via Matteotti, vengono inaugurati questi locali alla presenza di Togliatti. Cioè, ovviamente è una libreria di partito, cioè una libreria che allora rispecchiava la storia di quel momento e quindi ha svolto una funzione importante per la città, era un punto di riferimento. Da lì poi sono succedute varie, la più importante, diciamo così, data è stato il 12 maggio del 73, quando la libreria viene trasferita negli attuali locali. Ora la libreria voi l'avete un po' tutti in mente, penso, comunque c'è un piano inferiore che è molto grande e dove veniva svolta proprio la vendita dei libri. Allora al piano superiore venivano venduti i giocattoli, poi c'erano i poster, c'erano i giocattoli di legno, i giochi importati dall'Unione Sovietica, insomma dall'allora Unione Sovietica, c'era, diciamo così, un'offerta diversa rispetto a quella di oggi. E quindi la libreria nasce così, nasce su una spinta, diciamo anche su una fase storica precisa. Le librerie di nascita nascono in quel periodo lì, fra gli anni, i primi anni 70, fine anni 80, nascono un po' in tutta Italia, perché queste librerie poi prendevano il nome dalla rivista Il Partito Comunista, avevano una matrice che ovviamente era la stessa, pur avendo gestioni completamente separate e divise fra di sé. Non so, questo è, diciamo, l'inizio, questo è lì, dove tutto ebbe inizio, diciamo. Poi c'è una storia più recente, quella, di cui la racconto. Poi certo. Mentre Mauro era un frequentatore di questa libreria, che ricordi ci sono di com'era e di come è diventata? Com'era come eravamo noi tutti a quell'epoca, giovani entusiasti. Io mi ricordo Azeglio Casati, che era quello che era disposto a portare un libro a Montemorello, insomma, se c'era da portare. Questo è il mio ricordo primo della libreria Rinascita e del regalo che mi fece la mia mamma quando voleva un libro che costava 100.000 lire. 100
era il Previtali, Giovanni Previtali Giotto, che è una libro d'arte straordinario. Costoso, sì. La mia mamma andava a portargli a Zelio i soldi mese mese, per quando arrivò in fondo mi fa questo regalo. Sì. Questa sì. È la libreria Rinascita vista con gli occhi di Mauro Conti di 50 anni fa. Una domanda ora a tutti e due, diciamo prima, la cultura è cambiata, il senso, la voglia di cultura, la voglia di dare cultura. Negli anni 60 ce n'era forse di più, la voglia che tutti potessero avere il libro da leggere, la voglia che si sapesse, si potesse parlare di qualcosa di, appunto, con un certo livello, con un certo spunto. C'è una differenza sostanziale tra gli anni 60 e quelli d'oggi. La differenza sostanziale è la televisione e internet, che ci dà tutto quello, e noi dovevamo arrampiarci sugli specchi per arrivare a trovare quello che ci voleva e quello che ci avrebbe sostenuto negli studi, ma non solo negli studi, anche per saperne di più. Sì, ma io dicevo anche il libro cartaceo, sfogliare un libro cartaceo non è lo stesso che girare le pagine di internet. Poi, secondo me, internet purtroppo ci trovi tutto il contrario di tutto, mentre su, diciamo, chi forse scriveva giornali, libri, studiava di più forse prima. C'era un'altra qualcosa di più, c'è qualcosa di più dietro un libro scritto. Allora sì, io direi, allora, il libro cartaceo ha ancora un senso e noi lo vediamo, cioè chi vuole approfondire, soprattutto chi vuole leggere, chi ama la lettura davvero non può fare a meno del libro cartaceo. Altra cosa è lo strumento, quindi l'e-reader, l'iPad attraverso il quale, il computer stesso, attraverso il quale si possono reperire notizie in due secondi, sapere chi era, non so, io non so se a voi vi capita, però io delle volte non mi ricordo dov'è un paese, non mi ricordo la data di un evento storico, non mi ricordo un pittore che cosa ha fatto, e allora lì quello chiaramente diventa uno strumento immediato per avere, reperire l'informazione. Informazione. Il libro da leggere, quindi il romanzo, quindi la storia, quindi il documento storico, il libro d'arte stesso, cioè ha, come dire, un'altra valenza, questo noi lo sappiamo, ma non lo diciamo solo noi, che ovviamente abbiamo interesse affinché questo strumento e questo oggetto sopravviva in eterno, ma lo dicono poi gli studiosi. Infatti in Italia non è che questo avvento del reader, dello strumento, diciamo, elettronico abbia avuto tutto questo successo, e anche nei paesi dove questo è avvenuto stiamo tornando un pochino indietro, perché si capisce che non è la stessa cosa, e questo è già un fatto importante. Quelli magari sono pratici, se vai al mare almeno ti porti solo quello e c'è due o tre, senti, libri noi, da leggere. Per esempio, io ho visto una ragazza venuta in libreria, aveva fatto un viaggio in Perù, aveva fatto un viaggio molto impegnativo anche da un punto di vista degli spostamenti, e lei è venuta in libreria e mi ha detto: guarda, te lo devo dire, ho comprato l'e-reader, ho comprato per portarmi dietro durante questo viaggio, quando sono tornata sono venuta a comprarmi i libri cartacei, quelli che mi erano piaciuti, perché per me era impossibile fare a meno del libro che mi era piaciuto e non averlo nella mia libreria. Tornando proprio alla libreria, ora, il rapporto stretto comunque di Mauro ce l'ha detto, insomma, proprio un rapporto che è iniziato in gioventù. E invece il rapporto di Francesca, quando è iniziato? No, allora, è iniziato in gioventù anche il mio, a dire il vero, nel senso che io frequentavo la libreria da cliente, diciamo, avevo questa grande passione, l'ho sempre avuta fin da piccolissima, pur non avendo una famiglia che, diciamo così, aveva disponibilità e neanche, come dire, poi un approccio culturale particolare, però la mia è sempre stata una passione, e io poi frequentavo la libreria
libreria, andavo lì perché quando io i miei ricordi della libreria c'erano Azeglio, ma quando andavo a comprare libri per la scuola. Poi dopo invece, quando Azeglio poi disgraziatamente è morto, la responsabilità della libreria la prese una signora che si chiamava Graziella Cangi. Graziella, insieme a Gianna Ragionieri, insieme a Manuela Nicolai, furono, diciamo, le new entry di metà degli anni 70. Ognuna di loro aveva una provenienza diversa, aveva una storia diversa e si ritrovarono insieme a Zelio in una prima fase a gestire la libreria. Quando Azeglio morì, la responsabile diventò la Graziella. Io mi ricordo che andavo lì sabato pomeriggio a cercare il libro e facevo queste grandi chiacchierate con Graziella sul romanzo, il racconto. Poi dopo io avevo il mio lavoro, frequentavo l'università, a un certo punto questo lavoro per me era diventato insopportabile per una questione, diciamo così, facevo il lavoro perché avevo studiato, quindi facevo l'impiegata. Non mi dava nessun tipo di stimolo, non mi piaceva, avevo 20 anni e ho deciso, tornando a casa una sera da mio padre, dirgli: guarda, io non ce la faccio, io vengo via. E quel povero uomo mi guardò e mi disse: ma sei proprio sicura di quello che fai? Dico: sì, guarda, ho bisogno di chiudere questa cosa. Andai in ferie, quando tornai era settembre, e andai da, allora era presidente della libreria, Vinicio Quercioli. E io andai da Vinicio Quercioli e gli dissi, io frequentavo il partito perché essendo una militante, insomma, frequentavo quotidianamente, e gli dissi: guarda, se hai bisogno per qualche periodo, ora c'è lo scolastico, loro in quel periodo lì avevano, era l'82 quando ci fu la seconda ristrutturazione della libreria, facevano allora molte feste dell'unità, organizzavano molti stand fuori anche dalla libreria, e quindi io mi proposi per dare una mano, tra virgolette. E da lì poi eravamo in diversi ragazzi che facevamo questo tipo di lavoro temporaneo, diciamo. Poi quando arrivò dopo le feste di Natale, tutti smettemmo e ritornammo ognuno a casa. E quando poi arrivò la primavera e ricominciò la stagione, appunto, delle feste, dei periodi di lavoro in libreria, Vinicio mi richiamò e da allora non sono venuta più via. E questo è stato l'inizio. Parlando delle ristrutturazioni e delle feste dell'unità, qualche ricordo, qualche delle inaugurazioni? Qualche ricordo di festival dell'unità ne avrei tanti, da quelli fatti per far la guardia la notte. Io sono un tipo anche che ha paura, sono 1,90 m, ma ho anche paura. Io mi ricordo una volta, ero con Teseo Trallori, e gli dissi a Teseo durante la notte che io avevo paura. Mi disse: quando tu sei un Teseo tu non devi avere paura di nessuno. E questo, la libreria per me, le librerie sono sempre state nel mio DNA, però la libreria della festa dell'unità era un andare a ricercare quella cosa che era tanto e tu volevi e non avevi ancora trovata. Quando, per esempio, da buon senese all'estero, come sono io, sono un ammiratore, un fanatico di Federico Tozzi, io ho trovato due edizioni di Con gli occhi chiusi e no, il potere, la Tre croci, di una prima edizione di un editore milanese, l'ho trovata sulle bancarelle, e quello un c'è barba di Google, no, che me lo possa levare. No, quello rimane. E invece qualche ricordo di qualche festa dell'unità, qualche cosa particolare che può essere avvenuta, richieste particolari invece di libri. Ma sì, allora, diciamo, noi abbiamo cominciato, io quando sono entrata in libreria, appunto era l'82, le feste dell'unità erano un evento di quartiere, quindi non è nulla a che vedere con le feste che conosciamo ora. Ogni quartiere aveva la sua festa e quindi in ogni quartiere veniva fatta una libreria piccola, ma una libreria. Poi c'era la festa comunale la facevamo al campo sportivo allora, e poi a Villa Solaria, ricordi splendidi, bellissimi. Questo fino a oggi, diciamo. Ora, dal 92, quando chiuse la libreria Rinascita di Firenze, la libreria Rinascita di Firenze chiuse nel 92 e la Grazie,
La Graziella fu mandata proprio a fare le operazioni di chiusura, perché il direttore di allora era già andato via, e quindi lei andò a fare l'operazione di chiusura e me mi mandarono a fare la prima festa dell'unità provinciale, perché noi facevamo quelle di Sesto e quelle delle zone più piccole, poi quelle più grandi le faceva Firenze, perché ovviamente, come mai, per carità. E poi dal 92 in poi invece ce le siamo fatte tutti noi, e mi mandarono a fare questa festa che allora venne fatta all'Obiol, perché non c'era disponibilità di altri luoghi, le cascine non si potevano usare. E mi ricordo questa libreria splendida, in una festa bruttissima, perché la festa era decisamente brutta, perché era una festa compressa, era una festa fatta di stand piccoli, di spazi ridotti, non abituati alle cascine, a questi luoghi. Sì. E quindi quella festa, ma la libreria era bellissima, perché era dentro a quel fagiolo enorme che c'è dentro al palazzetto dello sport a Mandela ora. Ed era una cosa smisurata. E io mi ricordo che noi portammo 1 miliardo di lire in libri. Quando la festa finì, e fu un'esperienza stupenda per me, la prima, prima di tutto ero giovane, avevo tanto entusiasmo, tanta forza, tanta voglia di fare, ma lì io mi ricordo queste scene della domenica pomeriggio, perché la festa prima il pomeriggio, avevano messo un cancello che chiudeva questo spazio in maniera del tutto provvisoria, e c'erano le persone fuori ad aspettare che la libreria aprisse. Poi avevamo messo doppia cassa e avevamo sempre queste code smisurate di gente. È stata l'esperienza forse la più bella che io abbia fatto, insieme a quella che abbiamo fatto di recente invece nel 2008, mi pare, sì, al padiglione Cavaniglia, alla Fortezza. Due esperienze splendide. Qualche incontro particolare alla libreria c'è mai stato con qualche personaggio, magari sia della politica, sia del mondo della cultura, letteratura? Il personaggio più famoso è documentato anche dalle foto che abbiamo visto all'inizio, quando venne Palmiro Togliatti in visita alla sezione di Sesto. E Azeglio Casati è colui che gli fa da cicerone. Sì, quindi, sì. E poi incontri con politici, con tanti personaggi. Mi ricordo quando venne D'Alema, l'ultima volta che venne D'Alema a Sesto. Quando uscì fuori, io non ero riuscito a entrare dentro la libreria, perché non c'era posto. Quando uscì fuori, vide questa figura mia che era un pochino più alta dell'altra, e gli sguardi si incrociarono, e io gli dissi: Massimo, non mollare, perché tu sei l'unica testa pensante e ci sappi. E lui mi disse: no, ma cosa dici? Ce n'è tante di teste pensanti. Ma sotto sono convinto e penso che Mauro Conti in quell'occasione aveva ragione. E incontri con l'arte, visto che siamo... Cioè, di recente? No, in generale. Incontri con l'arte. Ora, voglio dire, noi siamo stati intanto in tutti questi anni prevalentemente una libreria. Ultimamente, con l'ultima ristrutturazione abbiamo fatto, cioè l'anno scorso abbiamo inaugurato la libreria il 15 di marzo, ristrutturando tutto il piano superiore. Ora chiaramente lui lo sa, perché Mauro lo sa, ha esposto anche lui nei nostri spazi. Era una domanda mirata. Appunto, noi ora lì in questa sala facciamo moltissime attività. Per questa attività che facciamo, oltre a quella espositiva di Mauro, ma per dire, facciamo corsi di vario genere, dal corso per sommelier, corso d'acquerello, 4 corsi d'acquerello, corsi di disegno. Incontri con l'arte. Certo, mi piacerebbe organizzare proprio dei veri e propri incontri con l'arte, però io ho una visione, diciamo, del ruolo della libreria, che non deve essere concorrenziale con altri luoghi. Cioè, la libreria organizza eventi, fa tante cose. Noi ora abbiamo fra aprile e maggio 16 presentazioni su argomenti più diversi, romanzi, saggi, però la libreria ha una funzione, che è quella della libreria.
Poi ovviamente se nelle attività varie che noi svolgiamo siamo un'attività centrale, siamo un'attività comunque culturale, quindi da una parte dobbiamo salvaguardare, diciamo così, l'aspetto commerciale, perché certo, dobbiamo comunque continuare a vivere, a rientrare e fare i nostri bilanci e come tutte le attività commerciali, però abbiamo anche un ruolo ovviamente culturale, abbiamo una storia, abbiamo una tradizione che ormai è superata. Certamente. Non siamo più, siamo una libreria indipendente, ci vantiamo tantissimo di essere una libreria indipendente, non facciamo parte di catene, non facciamo parte di nessun tipo di organizzazioni commerciali che secondo me alla fine rischiano di come dire, anche di mettere di creare problema a questo mercato, ma questo è un altro argomento, però siamo un'attività culturale, cioè siamo un luogo dove si fa cultura, su questo non c'è modo. Ieri sera abbiamo fatto un incontro con dei ragazzi su un percorso di un itinerario di lettura che faremo sulle paure, facciamo la libroterapia che è, come dire, una cosa assolutamente innovativa, e cioè la cura di sé attraverso il libro, per cui abbiamo questa psicoterapeuta che viene e attraverso così lo stimolo che può venire da un romanzo o da un libro parliamo poi di noi, cioè facciamo tante cose. Questa dello spazio espositivo, dell'utilizzo dello spazio al piano superiore ovviamente è uno dei nostri obiettivi, uno dei nostri temi, però siamo soprattutto... Bisogna stare attenti perché si corre un pericolo con i fittori specialmente. I fittori, a cominciare dai sottoscritto, hanno il loro mondo, il loro circolino in cui si... E va bene così. No, ma questo infatti io l'ho purtroppo visto, per esempio noi abbiamo assesso il padiglione Berti, c'è lo spazio che ospita anche questa Casa del Popolo e la soffitta, c'è Gualdo, cioè voglio dire spazi attività, ci sono. No, ma voglio dire luoghi anche che hanno le competenze per poter fare organizzare cose di livello. Noi ospitiamo volentieri, per dire, ora stiamo pensando di fare alcune cose per esempio sulla fotografia, però ecco, è l'ospitare, non è quello di poter di essere in grado. Io volevo dire che io ho le mani in pasta come pittore, però lo so che i pittori sono come mignatte, cioè, e una cosa che mi dà noia a me quando fa le mostre collettive è che cercando di contentare tutti si finisce per scontentare tutti. Questo è il pericolo maggiore, e la libreria Rinascita di Sesto è bene che non lo corra questo pericolo. Comunque è stata una bella esperienza quella della mostra, no? La mia certamente. La mia è stata un'esperienza straordinaria, anche perché avevamo già programmato questa mostra da 6 mesi. Poi nel periodo in cui dovevo fare la mostra è morta mia moglie. E quindi fu per me un trauma doppio, perché non fare la mostra mi sembrava di non rispettare nemmeno la sua volontà, e farla mi sembrava di scegliere una via di comodo per dimenticare quello. Invece non è stato così. Ho fatto la mostra, ci sono venuti gli amici, quelli veri, mi hanno sostenuto, mi hanno voluto bene, e questo secondo me è l'unica cosa che conta. Sì, molto importante. I libri come sono cambiati in questo periodo, in tutti questi anni? Ora vedo vanno tanto di moda i 3D, quelli si aprono, pop-up, tutte... Allora, questa è la parte dei libri... Allora, i libri da ragazzi, diciamo, hanno avuto un'evoluzione bellissima, secondo me bellissima, è un settore in crescita, è un settore che dà molte soddisfazioni, perché ci sono lì, poi c'è un insieme di cose, perché c'è anche, come dire, la parte artistica, la parte grafica, la parte che, come dire, poi deve attirare l'attenzione del bambino, del ragazzo, e quindi c'è anche questa parte qui, ci sono illustratori bravissimi, e quindi insomma sicuramente è un settore alla quale noi teniamo molto, ecco, io spero che lo si noti nell'assortimento che abbiamo. Sugli altri libri, ma sai, sono cambiati i libri.
Allora, intanto c'è una prevalenza. I gusti, più che i gusti, diciamo, di chi è un po' come quando i clienti vengono in libreria e mi dicono magari, ecco, avete poco di questo settore. E io dico, con l'informatizzazione, le librerie, avendo dei parametri molto precisi per la gestione del magazzino, ovviamente se un libro rimane lì sei mesi, dopo un po' non si può più tenere. È proprio, certo. A meno che non ci sia una scelta, e delle volte noi facciamo anche queste scelte. Cioè, se un libro per me è importante che ci sia, e anche se Malavoglia per un anno non lo vende, Malavoglia ci devono essere, punto e chiuso. Poi ci sono, come dire, ci sono i gusti, ci sono, come dire, gli elementi, anche gli interessi territoriali. Quindi non è che una libreria è uguale, per questo io sono, come dire, così, al di là di una scelta, poi di una questione poi economica più che altro, sono così, come dire, contrario alle catene, perché la catena ragiona con un'unica testa che parte da un centro e poi va alle periferie. Ovviamente invece ogni territorio, io lo vedo, per esempio, io sono molto in contatto con la mia collega di Empoli, con la Rinascita di Empoli, che è un'altra storia, lì è una cooperativa, è diventata una cooperativa, e loro hanno questa bellissima libreria in centro a Empoli, più una libreria dentro il centro commerciale, la Hop. Io lo vedo, quando noi ci confrontiamo, non è che tutti i libri, cioè, hanno lo stesso destino. Certo. Cioè, c'è un elemento, come dire, poi c'è il libraio, ci sono i librai, ci sono i consigli, c'è la rete, diciamo così, della clientela, che determina anche il tipo di assortimento che c'è in libreria. Per cui i libri non sono cambiati, cambiano casomai i gusti, c'è tutto questo proliferare di horror, gialli, fantasy, soprattutto nel reparto della, diciamo così, nella zona, diciamo così, nella fascia degli adolescenti. È vero che sono quelli che tirano poi il mercato, cioè, voglio dire, sono magari quei libri che quando parte una serie, insomma, e quindi se parte Twilight, poi dopo il mercato ovviamente ha un risultato. Harry Potter è uno di quei casi. Una cosa che appare in questi giorni molto su internet è le librerie che stanno mettendo il foglio: io non vendo il libro del figlio di Rina. Sotto questo punto di vista è una scelta fatta dalle librerie, ma anche quella di mettere il foglio e pubblicizzare il fatto che non si venda. Allora, io questa cosa la voglio chiarire, approfitto di questa occasione per chiarire questo aspetto. Allora, noi abbiamo affisso quel foglio l'indomani dell'intervista, siamo state la seconda libreria dopo Catania, perché io la mattina guardo sempre la rassegna stampa. Siccome ho una difficoltà a leggere i giornali, perché non mi danno più nessun tipo di stimolo, allora guardo le rassegne stampa la mattina, approfitto. Certo. E durante dopo la rassegna stampa, che parlava di questo fatto, della presentazione del libro di Totò Riina, del figlio di Totò Riina, da Bruno Vespa, c'è anche un talk show, un tavolo di giornalisti, politici, eccetera. E mi colpisce una cosa, perché mentre parlano uno di loro dice la gravità della trasmissione, al di là poi di tutto l'impianto, che ovviamente era di una gravità inaudita, è che si fa questa trasmissione per promuovere un libro. Allora io mi faccio questa, mi salta, dico, ma io posso decidere di non vendere questo libro? Cioè, io posso decidere che nella mia libreria questa cosa non venga fatta? Arrivo a lavorare e dico ai miei colleghi, che dite, togliamo di mezzo questo libro, non erano arrivate qualche copia, e loro dicono, bene, lo togliamo, non lo vendiamo. Quando io arrivo, poi mi metto a fare il mio lavoro, un'amica mi segnala, guarda, questa libreria di Catania ha fatto questa cosa, ha messo sul vetro questo cartello che dice che non vende il libro di Riina. Guarda come si fa, lo faccio anch'io, perché così perlomeno deve essere chiaro. Faccio questo cartello e lo attacco alla vetrina del negozio. I miei colleghi d'accordo, io poi non stavo bene perché avevo un po' di bronchite, la sera non vado a lavorare e mi cominciano a sommergere di telefonate. Prima arriva la Nazione, poi arriva la chiamata dell'ANSA, poi arriva Repubblica, poi mi dicono bisogna tu venga qui alle 7 perché arriva alla 7, ha fatto un'intervista per conto di una trasmissione, è tagadà.
io mi precipito in libreria perché le mie colleghe dicono bisogna che tu venga per dire delle cose, la mattina dopo viene un'altra TV locale e io divento una star per un giorno, ho avuto il mio momento di gloria anch'io e spiego il perché abbiamo messo questo cartello, e cioè che era, come dire, una sorta di reazione. So come dirti, ora domani presentiamo il libro che parla di Sanders, quando è troppo, la sensazione era troppo, che tutto quello era troppo e quindi che ognuno nel suo piccolo può reagire a questo troppo. Certo. Poi io non posso impedire né che Vespa faccia una trasmissione né che un editore stampi un libro, però io posso decidere di non venderlo. Sul web è successo di tutto, abbiamo avuto non so quanti like, più di 3.000 mi piace, condivisioni da parte di tutto il mondo, tanti commenti di tanti Quindi. Nostri clienti, ma soprattutto quello che mi ha dato soddisfazione, vi devo dire la verità, sono state soprattutto donne di una certa età che sono venute in libreria, che ho incontrato a fare la spesa, che mi hanno abbracciato, mi hanno ringraziato, cioè una cosa che io mai mi sarei aspettata. Però questo non ha niente a che vedere, come qualcuno ha scritto, con la censura, perché noi in libreria abbiamo i libri di tutti opinionisti, abbiamo avuto libri abbiamo visto interviste a uomini famosi, ma non c'entra nulla, cioè quella è la storia personale di una famiglia raccontata in un certo modo, certo. E questo secondo noi la censura è un'altra cosa. Ma infatti questo non ha niente né di culturale né tantomeno di civile. Un'ultimissima domanda, un libro su Sesto che consigliereste, proprio così al volo? Un libro sul... Troppo difficile. Non sono preparato. Io direi che il libro che i se stessi dovrebbero avere tutti nelle loro case è Pinocchio. Quello è sicuro. Quello sì. E poi ho visto, ha ristampato Apice Libri e viene presentato in biblioteca il 2 di maggio, mi pare, La storia di un comune socialista di Ragionieri, che era un libro che era tanti anni che ci chiedevano e che non veniva più stampato. Quindi sì, quello potrebbe essere un'ottima occasione per rispolverare un po' di... Questo secondo me, per non fare un torto a tutti gli altri sestesi che hanno scritto tante belle cose, però insomma diamo a questo un posto di rilievo. Bene, allora ringraziamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito, i nostri amici in studio. Grazie, ci hanno grazie fatto a passare voi. Una mezz'ora veramente veloce e interessante, e ci si rivedrà presto per nuove puntate. Quella su Pinocchio io prima o poi la faccio. Grazie. Allora arrivederci a tutti e grazie. Arrivederci.